per quanti centesimi avevi perso? 4 centesimi, sì. Un battito di ciglia praticamente. Esatto. E intanto ho inquadrato Emilio Puricelli che segue la gara in tribuna. Non so se hai da fare, Gianni, se vuoi rimanere ancora con noi, altrimenti ti lascio andare perché... Bene, ti lascio andare e ti ringrazio per il tuo intervento. Possiamo anche chiudere il microfono degli ospiti. In campo per il Brasile Marcelo Artiaga su De Lucca, il riferimento da battere, 44 punti in 52 e 54 di Davide Gorla su Lord Van Essen. Annunciato Marcelo Artiaga su De Lucca numero 5 per il Brasile. In prima posizione Davide Gorla, in seconda il brasiliano Alvaro Miranda, in terza il belga Ludo Philippaerts, in quarta il tedesco Frank Slotak. Ora Marcelo Artiaga de Castro, nato nel 59, è stato uno dei migliori cavalieri juniores nel suo paese e dell'intero Sud America. Nel 91 ha fatto parte della formazione vincitrice dell'oro ai giochi panamericani, quinto a livello individuale. Anche lui è un probabile olimpico. De Lucca è un castrone dal mantello sauro di 9 anni, di origine brasiliana. Prima della conclusione di questa categoria a difficoltà progressive, dovremo ancora seguire, se la scaletta non subirà variazioni, i percorsi di Lars Pedersen, Danimarca, su Zermatt, poi del neozelandese Bruce Gooden su Taxi e dell'italiano Mario Verheiden su l'oro piana Elite delle paludi. Tre. Ora Marcelo Artiaga. 3.6 già in carniere. 10. Ten. 15. Siamo già a quota 10, 15. Fase più problematica del percorso, verticale numero 6. 21. 21. 28. Anche un pizzico di fortuna per il cavaliere brasiliano. 28. 44 nel tempo di 63 e 72. Il tempo è di 63 secondi. 44 punti, 63 e 72 per la, e se non sbaglio in quinta posizione, anzi in sesta posizione per Marcelo Artiaga con De Lucca. Classifica provvisoria sempre guidata da Davide Gorla. Lord Van Essen 44 punti, 52, 54. Ora per la Danimarca Lars Pedersen in sella a Zermatt, un castrone dal mantello grigio di 9 anni, di origine tedesca. Pedersen è nato nel 67, vive a Veile. Ha rappresentato per la prima volta il suo paese in Coppa nel 92. Per lui 6 gettoni di presenza. È debuttante sul verde di Piazza di Siena. 1. Lars Pedersen in sella a Zermatt con nel mirino i 44 punti in 52-54 di Davide Gorla. 3. 3. Che è il leader di questa categoria difficoltà progressive. 6. 10. 10 punti conquistati fin qui. Vi ricordo ancora che 15. Il programma 15. Prevede a seguire la disputa di una categoria a tempo, quindi il programma notturno imperniato sulla categoria 21. 6 barriere, 21. Molto spettacolare,
e con l'incentivo di un bonus di 100 milioni a chi supererà in uno dei prevedibili barrage 28, l'ultimo ostacolo 20. A 2 metri e 10. 44 punti, i punti per Lars Pedersen, molto buono il suo percorso, 61 e 48, un po' meno buono il tempo. Sesto posto ha dunque scalzato il brasiliano Marcelo Artiaga. Ancora due binomi, uno per la Nuova Zelanda e uno per l'Italia. In campo il neozelandese Bruce Goodin su Taxi, una femmina di 13 anni di origine australiana. Bruce Goodin è un cavaliere nato a Huntly, ha 26 anni. Nell'88 ha vinto i campionati assoluti del suo paese e nel 92 ha fatto parte per la prima volta della squadra ufficiale neozelandese partecipando alle Olimpiadi. Attualmente vive in Europa a Falkenswaard nei Paesi Bassi. 10. Molto affiatato con questa Taxi, con cui si è classificato all'ottavo posto nel Gran Premio di Cervia quest'anno. C'è errore al verticale numero 6. Sempre 15. Dunque sfumano le possibilità di vittoria per Bruce Goodin. Dunque salutiamo un'altra vittoria italiana. 22. Il successo andrà o a Davide Gorla, meno 16, che è in testa alla classifica provvisoria, o a Mario Verheiden, che sarà l'ultimo in campo in sella all'Oro Piana Elite delle Paludi. E anche oggi le cose si sono messe decisamente bene per i colori azzurri. Naturalmente bisogna considerare anche le assenze di squadre importanti come quella inglese, non ci sono i vari Whittaker, Nick Skelton, non c'è l'austriaco Hugo Simon, vincitore della finale di Coppa del Mondo. Intanto è già in campo Mario Verheiden. Alessandro Fabretti credo che abbia al suo microfono proprio Davide Gorla. Abbiamo al microfono, ecco, Davide Gorla. Allora vorrei faremmo commentare. Sì, ecco, facciamo commentare al leader della graduatoria il percorso dell'unico cavaliere che lo può battere. Sì, sì. Con molta sportività, però con le immagini andiamo sul cavaliere che sta affrontando Bene, il percorso. Seguendo il tuo stato emotivo, commenta. Va bene, ci provo. Beh, intanto Mario, anche se sei un debuttante, senza dubbio un cavaliere professionista di primo piano e oltretutto è anche un cavaliere che nelle categorie a tempo è estremamente competitivo. Beh, tendiamo il via. Andiamo via che non parte ancora. Ah, ecco. Ma sul numero 1 abbastanza tranquillo, devo dire. Ostacolo invitante. Sì. E lo passa bene, con facilità. Il ritmo davanti per andare sul numero 2 Oxer. Il ritmo come ti sembra? Il ritmo è un buon ritmo, non esageratamente veloce, ma è un buon ritmo. Ma la gara penso che si vinca per quanto riguarda il tempo sugli ultimi 4 salti, E difficoltà 10, del Joker? Il Joker senza dubbio è molto difficile, però trovo più difficile 15, il verticale prima, 20. L'Oxer prima, il numero 7, perché i cavalli non vedono bene 21, la seconda barriera 21. Ed è facile che facciano errore. Beh, Mario è abbastanza veloce. Ha passato 28, bene, adesso vediamo se passa l'Oxer. E fa errore al verticale ultimo. 51 e 12. Il tempo l'aveva battuto. Avrebbe vinto. Beh, credo che sia la prima volta, una delle prime volte in cui... Sono stato fortunato prima io in gara. Sì, diceva Claudio Cardi. È una delle prime volte in cui un concorrente commenta in diretta la propria vittoria, comunque con grande sportività. Davvero un brivido a quell'ultimo ostacolo. Applausi anche per Mario Verheiden. Sono in gara sul numero 7 perché ho toccato e la barriera non è caduta. E adesso perché Mario
Ecco, adesso meritava. Gorla, ti pregherei di congratularti. Ecco, sì, ti pregherei di fare tu l'intervista a Mario Verheiden. Ah, gli facciamo fare l'intervista a lui, per dai, un soffio. Allora, un momento, il vincitore. Claudio, gli lascio il microfono, sì, la responsabilità è tua. Mario, scusami. Tocca a me farmi l'intervista. Rifiutata. È un po' arrabbiato, penso. Ha capito cosa vuol dire essere giornalisti? Non credo voglia dirvi niente, mi dispiace. Vabbè, comunque la soddisfazione è massima. Sì, molto, molto, anche perché sono debuttante anch'io a questo concorso. Gli facciamo complimenti allora. Sì, e vorrei anche chiedergli questo gli exploit degli uomini in divisa, prima Gasperini, ora Gorla. Vuol dire che le forze armate stanno ritornando un po' sulla cresta dell'onda. Era da tanti anni che non c'eravamo. Una volta finiti Scaccabarozzi, D'Inzeo e altre persone, non siamo più riusciti a fare niente. Adesso rincominciamo. Visto che monta con Roberto Areoldi, gli chiediamo anche qualcosa per domani. Per domani? Non lo so, anche perché Roberto non è la squadra ufficiale. Certo, però insomma. Speriamo vada bene. La squadra italiana si sta comportando bene ultimamente. Cosa pensa? Qual è la squadra favorita, Davide? Penso alla Francia. Il Brasile è andato molto bene anche in questa categoria. Sì. Tre hanno fatto percorso nero. Rodrigo è molto bravo, ma non è una novità. Comunque penso che la Francia rimanga sempre la favorita. Bene, ringraziamo allora Davide Gorla e ti facciamo i complimenti naturalmente, Claudio, e ti ridiamo la linea. Grazie, anch'io giro dei complimenti. Ciao. Grazie a Davide Gorla, vincitore della categoria a difficoltà progressive. Intanto abbiamo la possibilità di riproporvi anche l'errore al Joker di Mario Verheiden, davvero sfortunato. La classifica definitiva vede al comando Davide Gorla, Lord Van Essen 44 punti in 52-54, poi Alvaro Miranda per il Brasile 44-52-75, in terza posizione il belga Ludo Philippers 44 punti 54-05, poi il campione del mondo Frank Slotak, San Patrignano Veri 44 in 54-51, quindi al quinto posto Rodrigo Pessoa, con loro Piana Tomboy 44 in 61 e 29. Siamo in chiusura di collegamento, anticipiamo la chiusura del nostro collegamento per permettere la messa in onda di un notiziario da parte dei nostri colleghi della TGS. Soltanto in tempo per ricordare l'appuntamento di domani per la Coppa delle Nazioni, 10 bandiere in gara, fra cui ovviamente quella italiana. È tutto, siamo in chiusura, ringrazio i colleghi Alessandro Fabretti, Lorenzo Caffè, la nostra truppa esterna, il regista Roberto Gambuti, appuntamento per domani, restituisco la linea allo studio. Rodrigo Pessoa, loro Piana Tomboy. Bene, adesso è il momento di tornare a parlare del successo della Juventus in...